Volevo che lui parlasse un po' di Peterman a Foggia, non nel Foggia, cioè al di fuori. Ok, no, allora intanto anche prima mi è stato detto che sono qui, che ci metto la faccia, ma soprattutto in questi momenti che bisogna, detto, sarebbe troppo facile venire magari a fine campionato scorso, dopo che abbiamo sorpreso tutti quanti. Io comunque vengo, sono venuto oggi senza problemi perché sono rimasto a Foggia, ma come tu mi hai chiesto come mi trovo. Io sono completamente, cioè, innamorato. Io anche l'anno scorso dicevo è da pazzi non venire a giocare a Foggia, sapendo anche quali sono poi le problematiche, sono quelle che stiamo vivendo in questo periodo. Io, ma anche i miei compagni dell'anno scorso, già da ritiro abbiamo trasmesso l'amore dei tifosi, quanto ci tengono, e infatti in questo periodo siamo tutti consapevoli che abbiamo deluso le aspettative di tutti quanti, e per questo per noi deve essere una sofferenza, perché così deve essere. Quando vediamo che i tifosi sul 4-0 ci criticano, è giusto che ci prendiamo le critiche perché stiamo disonorando la maglia e dal primo giorno di ritiro ci hanno chiesto di lottare e sudare. Anche per questo prima ho detto che in primis noi calciatori dobbiamo avere un cambio di atteggiamento in campo, a prescindere dall'allenatore, dal modulo e da tante altre cose. Io comunque a Foggia mi trovo benissimo, ne parlavo prima con Daniele in macchina, secondo me al di fuori è vista troppo male, sponsorizzata troppo male, parlo anche a livello di città. Ovviamente io la vivo in maniera diversa, non sono nato qua, non sono foggiano, quindi magari tante problematiche non le so e non le vivo, però io la trovo una città che a me piace, insomma, anche all'extra calcio mi sono sempre trovato bene dall'anno scorso, ci vivo bene, mi piacciono le persone, e anche in momenti come questi che non è facile perché magari vai in giro e vedi il dispiacere perché è una città che vive di calcio, quindi vivi il dispiacere degli altri è una cosa brutta, però secondo me è una città che dovrebbe essere valorizzata un po' di più, ecco. Grazie.